euroregione.news. Nano Valbruna, non un nuovo festival, ma un festival nuovo. Ambiente, tutela degli ecosistemi, sostenibilità e green economy, tematiche sempre in primo piano che scienziati, imprenditori, docenti, artisti, professionisti porteranno nuovamente e utilmente sul terreno del confronto a Nano Valbruna, terzo festival green del Friuli Venezia Giulia, in programma tra il 18 e il 23 luglio. Una manifestazione di respiro internazionale realizzata grazie alla Regione Friuli Venezia Giulia con il sostegno di Fondazione Friuli, Fondazione Pietro Pittini, Gruppo Luci e Biofarma e con la partecipazione dell'Università degli Studi di Udine e con la media partnership della RAI. Nano Valbruna è curato da Annalisa Chirico e Francesco Chirico e dai giovani della neonata associazione Regeneration Hub Friuli in collaborazione con l'Accademia di Gagliato Globale. I contenuti di questa edizione di Nano Valbruna sono stati presentati a Udine nella sede della Fondazione Friuli. La direzione scientifica di questa edizione del festival è affidata al ricercatore Enrico Di Minin. Nano Valbruna è una sfida complessa che vuole intrecciare il piano internazionale con quello locale, che coinvolge primariamente i giovani e i giovanissimi nella costruzione di una coscienza orientata allo sviluppo sostenibile, sociale, ambientale ed economico, ha subito precisato Annalisa Chirico. Un festival che vuole riconfermarsi non come un nuovo festival, ma come un festival nuovo. Sì, ecco, la frase che lei ha citato è la frase che spiega quant'è la complessità e la fatica nel mettere in piedi un festival che vuole essere un festival diverso. Perché? Perché l'obiettivo è quello di lasciare il segno in un territorio che merita avere la visibilità di cui forse non gode a pieno, ma un angolo di terra straordinario nel cuore delle Alpi Giulie. Per fare un festival nuovo bisogna pensare di incrociare il piano locale con quello internazionale, di coinvolgere i bambini della zona, ma di chiamare anche ricercatori, scienziati, imprenditori dall'Italia e fuori dall'Italia. Trovare così un mix semplice, informale, dove si possa parlare di sostenibilità senza la giacca e la cravatta, ma con un senso di realtà e con una volontà di trasformare le idee brillanti in progetti esecutivi che forse altrove non è facile trovare. Nano Valbruna 2022 propone un'intensa settimana di attività dove spiccano i meeting with, descritti da Martina Chirico, incontri one to one tra scienziati, imprenditori, ricercatori, manager e i giovani presenti al festival. Per il presidente di Fondazione Friuli, Giuseppe Morandini, questo festival fornisce l'ambiente giusto per sviluppare talenti e qui ci mettiamo alla prova nella nostra capacità di saper interpretare in tempo le nuove necessità e nella consapevolezza di formare la prima generazione che lavorerà allo sviluppo sostenibile. Devi avere anche la capacità di creare l'ambiente giusto dove uno si possa esprimere, dove uno possa, Annalisa, mettere alla prova il proprio talento, certo, ma soprattutto creare quell'ambiente che, se ci sono talenti nuovi da far emergere, quella è la sede ideale perché vengano fuori. E tutta questa attività, se posso dirlo, confina o si avvicina molto a un tema che la Fondazione segue con particolare interesse e con tutta la passione del cuore, il tema dell'orientamento. E quello che tu stai facendo, quello che voi state facendo, è proprio quello di anticipare i tempi dell'orientamento. Annalisa, qui c'è da formare la prima, e sottolineo prima, generazione dello sviluppo sostenibile. Questi saranno le persone, i ragazzi, che dovranno gestire, io spero, molta loro, il futuro, il presente del nostro mondo, cioè cosa possiamo fare subito, adesso, e soprattutto programmare quello che sarà il futuro dello sviluppo sostenibile. Grande spazio anche ai giovanissimi con le 5 mattinate di Nano Picciule, con divertenti ed appassionati esperimenti scientifici ideati per insegnare a pensare sostenibile, il tutto sotto la guida di Marina Cesilino e Paolo Ganzini. Grande attenzione inoltre per le attività legate al turismo sostenibile con gli appuntamenti quotidiani della sezione Nano Valbruna Green Experience. Novità assoluta di questa edizione è contest nazionale Nano Valbruna Challenge for Circle Economy, concorso di idee rivolto a giovani ricercatori, studenti ed aspiranti imprenditori chiamati a presentare idee sostenibili per il lancio di start-up innovative. Le migliori proposte progettuali, 12 arrivate da tutta Italia, saranno presentate pubblicamente venerdì 22, quando verrà premiata la start-up più innovativa con 5.000 euro da destinare allo sviluppo dell'idea. Il coordinatore del contest, Lorenzo Pradella, si è soffermato sulle caratteristiche del contest, non tanto rivolto a start-up già strutturate, ma a giovani creativi
creatori di idee ancora in formazione, che prima di salire sul palco di un contest amichevole riceveranno elementi formativi per tradurre l'idea in un progetto vero. La consapevolezza nasce dalla conoscenza, ha voluto sottolineare il presidente del gruppo Luci, Adriano Luci, che insieme a Fondazione Friuli e Biofarma ha dato un contributo fondamentale per il contest. In conseguenza credo che la cosa più importante è essere consapevoli. Per essere consapevoli bisogna conoscere, e quindi il fatto che questi nostri ragazzini, no, possano incominciare a parlare di questo e fare in maniera che ci sia una cassa di risonanza, per me è fondamentale. Noi abbiamo costituito all'interno dell'azienda un team per la sostenibilità, per accompagnare le aziende alla sostenibilità. E un gruppo di questi anche l'anno scorso, l'abbiamo presentato, è venuto a parlare con i bambini. È vero. La cosa bella è che loro hanno imparato, non i bambini, loro hanno imparato, hanno capito come raffrontarsi, hanno capito come trasmettere dei messaggi che sono fondamentali se vogliamo che questo mondo in qualche modo possa essere veramente sostenibile. A suggello dell'edizione 2022, atteso nella serata di sabato 23 luglio a Valbruna all'arrivo del turista per caso Patrizio Roversi, in programma in serata l'incontro presentato dalla giornalista Marinella Chirico, Friuli Sostenibile, non per caso, parola di Patrizio Roversi, a cui prenderanno parte anche il direttore scientifico del festival Enrico De Minin e l'artista toscano Roberto Ghezzi. A precedere l'incontro le parole del ricercatore faunistico Paolo Molinari, che racconterà la magia della foresta di Tarvisio. Euroregione.news.